Buongiorno amici di Calabria Condivisa, siamo a Palmi per parlare di autonomia differenziata, l'argomento che si terrà il prossimo 13 maggio a Roma, al convegno organizzato da Calabria Condivisa. È un argomento che sta dividendo molto l'Italia, perché è un decreto legge approvato di recente dal governo Meloni che si dice possa essere un decreto spacca sud, ma gli italiani e soprattutto i cittadini di Palmi sanno di cosa si tratta? Sanno che cos'è l'autonomia differenziata? Scopriamolo insieme. Lei sa cos'è l'autonomia differenziata? Diciamo che sarebbe ogni regione dovrebbe gestirsi autonomamente, diciamo, ecco, in modo. Penso che sia qualche cosa che in fondo il meridione, io voglio essere critico, non è che sia favorevole all'autonomia differenziata, però è la giusta punizione che meritiamo, perché pure abbiamo pure un modo di una condotta di vita non molto esemplare, direi, ecco, non saprei come esprimermi al meglio, insomma, ecco. Per cui certo, sicuramente noi che siamo regioni meno sviluppate, con meno industrie, con meno lavoro, pagheremmo un prezzo salatissimo, però è ora pure che questo sud si svegliasse, dico, ecco, questo vorrei dire, e incominciasse a essere un popolo più laborioso. Perché c'è pure vagabondismo, il lavoro non c'è, manca, sì, però non copriamoci sempre dietro questo slogan, il lavoro non c'è, il lavoro non c'è. Il lavoro bisogna anche inventarselo, sacrificarsi, fare sacrifici, è un po' tutto questo, ecco, insomma. Quindi lei pensa sia un invito alla responsabilizzazione? Ecco, sì, ecco, dovremmo, penso che queste regioni del sud dovrebbero maturare un pochino di più. Cos'è l'autonomia differenziata? Chi mi vuole rispondere? Intendo il tecnico in termini politico. Come vuole. In termini tecnico è un po' difficile spiegare, in termini politico è una scelta sbagliata. Ancora cerchiamo di dividere chi ha di più prende di più, chi ha di meno prende di meno. Noi evidentemente siamo quelli che prendiamo, abbiamo di meno e prenderemo di meno. E il guaio è che la Regione Calabria, nella sua massima espressione, ha votato a favore questa proposta di legge costituzionale, penso che sia, no? Solo per rispondere a un'esigenza di partito e di maggioranza, non una scelta per la Calabria, è una strategia contro la Calabria. Quindi pensate che possa essere dannosa per la Calabria e anche per il Sud? Ma per tutto il Sud, il Sud è sempre quella che ha dato sempre al Nord manodopera, intelligenza, è stata sempre autorizzata e penalizzata. E la politica si piega a questo, dimostrazione di quello che ha fatto Occhiuto. È inutile andare a girarci intorno, no? È la verità. Purtroppo siamo condannati, noi siamo, si ricorda, i vinti, sì, e rimarremo a essere sempre vinti dagli altri. Questa è la dimostrazione. Qualcosa sull'autonomia differenziata? Ok, vorrei chiederle cosa ne pensa al riguardo, se possibile. Sono contrarissimo, ho votato già per la proposta di legge alternativa. Sarebbe la fine dell'Italia. E mi meraviglio del fatto che ci siano dei personaggi che sono favorevoli, a cominciare dal presidente della giunta regionale, del consiglio regionale. E mi meraviglio come mai nel nostro paese ci sono state 1200 persone che hanno votato Lega. Questo mi meraviglia assai. Volevo chiederle, intanto, se ha mai sentito parlare di autonomia differenziata? No, fino al momento no. So di cosa si tratta, però al momento ancora, insomma, le idee non sono chiare. So che riguarda vari settori, diciamo che riguardano il popolo comune, ma fino al momento ancora non, vedo che la cosa non è gestibile, ecco. Per quanto mi riguarda, posso dire sul fattore sanità, che è una cosa che per la Calabria è veramente un punto
che dovrebbe essere d'incontro, in quanto siamo abbandonati, possiamo dire. Non abbiamo una sanità che ci accompagna nelle esigenze che sono nella quotidianità della vita, e quindi basterebbe questo. Certo, se i nostri ministri ci si mettessero d'accordo andrebbe tutto molto meglio. Ecco, indifferentemente da quello che si dovrebbe sistemare o meno. Cosa ne pensa riguardo questo disegno di legge dell'autonomia differenziata? Sull'autonomia differenziata, su cui ricordiamo ci sarà un convegno il 13 maggio a Roma, promosso appunto da Calabria Condivisa. Ci sarà il convegno il 13 maggio promosso da Calabria Condivisa, dalla diciamo anche capacità dell'avvocato Ernesto Mancini, che ringrazio, ma ci sarà anche prima di questo evento un evento importante che ci tengo a segnalare, perché io faccio parte del tavolo nazionale contro ogni forma di autonomia differenziata. L'evento sarà in Senato l'8 di maggio adesso, anche lì grazie alla collaborazione, in questo caso da parte della vicepresidenza del Senato, noi avremo una nostra delegazione a quel tempo.